È stata convocata dal sindaco Vincenzo Servalli per martedì 10 novembre la prima seduta del rinnovato Consiglio Comunale di Cava dei Tirreni. La riunione del parlamentino cittadino si terrà in presenza all'interno dell'aula consiliare Sabato Martelli Castaldi del Palazzo di Città. Infatti è necessario espletare una serie di formalità, a cominciare dalla votazione del presidente dell'assise. Ovviamente al centro del dibattito ci sarà l'emergenza relativa alla diffusione del Covid-19 e la vicenda che riguarda l'ospedale di Cava dei Tirreni. Ho convocato il Consiglio Comunale di Cava dei Tirreni per il 10 novembre, quando avremo la possibilità di organizzare un consiglio in presenza con tutti i consiglieri comunali, quindi occuperemo tutta l'aula consiliare per gli adempimenti che dobbiamo fare a questo primo Consiglio Comunale. In quella sede ci sarà anche l'opportunità per le opposizioni, per la maggioranza, per i consiglieri non eletti, di fare tutte le considerazioni, le proposte, le critiche relativamente a questa fase, a quello che è accaduto per la nostra rianimazione e così via. Mi auguro sempre che prevalga la responsabilità e che tutti ci rendiamo conto che in questo momento fare manifestazioni, fare assembramenti può determinare un pericolo per la salute dei cittadini. Intanto le forze di opposizione, la Fratellanza, Siamo Cavesi, Fratelli d'Italia e Forza Italia, hanno fatto sapere che, in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione emanate dal governo, per la manifestazione in tutela dell'ospedale non sarà organizzato un corteo espressamente vietato dalle disposizioni anti-Covid. La manifestazione a difesa dell'ospedale, invece, si terrà in forma statica e con opportuno distanziamento in piazza Abro, sempre a partire dalle ore 18:30. Non si è fatta attendere la replica del leader di Siamo Cavesi, Marcello Murolo, al sindaco Servalli. È un anno che ogni volta che parliamo dell'ospedale ci sentiamo bollare di irresponsabili e di sciacalli. E quindi consiglio innanzitutto una maggior fantasia lessicale, perché la povertà di espressione è sinonimo di povertà di pensiero. Poi pensiamo di più all'ospedale, insomma. È irresponsabile, ma secondo me è irresponsabile chiudere l'ospedale di Cava un pezzettino alla volta. L'opposizione non deve portare proposte. Deve chiedere il rispetto di quello che è stato detto. Il Presidente della Regione più volte in due campagne elettorali ha assicurato che l'ospedale di Cava sarebbe stato salvaguardato e mantenga questa promessa. Il Sindaco ha detto che si sarebbe impegnato, si impegni veramente, faccia valere il suo ruolo, faccia valere l'importanza di Cava. Noi le proposte a suo tempo le abbiamo fatte. Gli elettori hanno scelto in un'altra maniera, vanno benissimo le proposte della Regione Campania di De Luca, solo le acque, insomma.